Ciao dalla vostra Nika, un bacione enorme a tutti. Allora, questo è un video che mi è stato richiesto di fare e di dire i miei consigli, sempre, mi raccomando, la raccomandazione sempre di Nika quando faccio questi tipo di video è come faccio io, è per esperienza mia, come la penso io, perché giustamente non voglio fare quella esperta di che non lo sono, non voglio passare davanti a... Per carità, evitiamo queste cose, perché comunque a me se mi viene richiesto di fare certi tipi di video, io dico sempre la mia di come... la mia esperienza e di quello che faccio io sulle mie unghie, sulle mie mani, sulla mia pelle, su quello che... Eccola. Perciò non ho studiato niente e ho imparato anch'io guardando altre persone. Allora, questo video appunto è come smettere di mangiarsi le unghie e si chiama onicofagia. Allora, mi è stato chiesto da alcune ragazze se per favore posso aiutarle perché non riescono a smettere di mangiare le unghie. Allora, purtroppo io i miracoli non posso farveli. Allora, mangiare le unghie è un male, perché fate male alle vostre unghie. E questa cosa succede, io penso, perché comunque sia un po' stressate, c'è l'ansia, magari andate a scuola o i primi lavori che fate, cioè comunque le persone vengono colpite dall'ansia, dallo stress e porta a mangiare le unghie. E vi dico questo perché è successo anche a me. Allora sì, Nika da giovincella mangiava le unghie. Ho smesso di mangiarmi le unghie, se non erro, più o meno fine prima media, in seconda media, che poi ho cominciato ad adorare le unghie lunghe, a mettere gli smalti a manetta, già da 14 anni, 13, 14 anni. E, però prima le ho sempre mangiate. E diciamo che smettere non è semplice, perché poi diventa un vizio. Questa cosa purtroppo diventa vizio. E... Però l'unica cosa, allora, primo consiglio che posso darvi è andate a cercare le foto di persone che si mangiano le unghie. Che dite, io me le mangio, posso guardarmi le mie? Sì. Però ci sono foto veramente brutte, quelle ti fanno passare la voglia di mangiare le unghie. Perché purtroppo anche a me è successo, io le mangiavo talmente tanto, che quando erano corte, 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 che appoggiavo anche, facevo pressione su qualcosa, su un banco, su una... A me mi facevano male e ragazze fa veramente male, anche perché poi, ok, che è una questione di testa, perché sta tutto a voi volere smettere di mangiare le unghie, perché io non è che ho fatto chissà che cosa per smettere di mangiarle, da un giorno all'altro mi sono messa in testa vedendo le mie compagne che mettevano lo smalto, vedendo che comunque ci si inizia a crescere e il trucco e lo smalto, la unghietta bella, la mano curata stanno bene comunque, e tutto di testa. È stato proprio tutto un fattore di testa, devi essere te, perché comunque sì ragazze, ci sono prodotti, ci sono smalti, come si dice, gli smalti quelli anti-rosicchiamento, quelli amari, il peperoncino, tutte quelle cose lì, però se tu ce l'hai di vizio, lo metti in bocca lo stesso le dita, ve lo dico perché ho provato anche io. Ma c'è piccante, eh? Ma sì, sai cosa? Se sei stressata, se giustamente con la scuola, con i compiti, le interrogazioni, può essere anche quello, parlando delle ragazze giovani che mi seguono, che c'è l'ansia, ti porta a mangiare le unghie. Io vedo anche la Sharon, che ha 9 anni, né? Ma non smette. 9 anni. 10 anni, perché ormai. Ci sei dimenticata. Cioè, ti viene sempre però... io gli dico sempre smettere di morsicare le unghie. Prima di tutto non è igienico per la bocca, perché comunque tu puoi lavare quanto vuoi le mani, ma nelle unghie c'è sempre lo sporco e non è che le persone si disinfettano bene col disinfettante le unghie prima di mangiarle, no, più che altro per la bocca, perché ci sono i funghi, possono esserci tante cose, se non voglio parlare tutte di schifezze, però sono cose che ci sono, e se andate a vedere anche foto di persone che si mangiano proprio una maniera criminale le unghie, possono succedere anche infezioni nelle unghie, si gonfiano, a me, io mi ricordo che quando le morsicavo tanto mi si gonfiavano anche, facevano male, poi esce sangue, poi dall'unghia passi alle pellicine, perché poi cominci, tiri la pellicina dalle cuticole, tiri, 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 esce sangue, cioè io... Il consiglio che posso darvi, sì, provate magari in farmacia o altri prodotti che vendono anche in giro, quegli smalti di anti-rosicchiamento che sono amari, quello che è, ma i miracoli non li fanno. Per me l'unica cosa sta proprio qua, perché è proprio una cosa psicologica. Io penso, la penso solo così, cioè io di altre cose penso solo che ci voglia la buona volontà. Tante dicono anche di fare le ricostruzioni. Tu fai la ricostruzione e non morsichi le unghie. Per me se una
porta sempre alla bocca, può morsicare anche la ricostruzione, io la penso così. E poi se hai talmente le unghie corte, fare anche una ricostruzione per me, non voglio dire una stupidaggine, non è igienico, cioè più che igienico non è bello, cioè coprire un'unghiettina che hai tutto magari anche infiammato e magari non so come spiegarlo, io sinceramente non la farei, però c'è chi consiglia anche questo. La Nika dice solo armatevi di buona volontà, o anche se avete le unghiettine corte, cominciate a mettervi anche un bello smaltino colorato, qualche glitterino, che magari vedete bel colore, le belle cose, dite, oh no, perché rovinarlo? Capito? Può partire tutto da lì. Ecco, se voi cominciate, anche se sono corte, metteteci lo smalto, lo mette anche Sharon. Anche ma lo mangio! Sì, dopo per carità, può succedere che ve lo mangiate comunque, ma sarebbe un inizio da cominciare con la testa, con i vostri occhi a guardare e dire ma che bello, perché morsica, cioè magari riuscite, l'unico consiglio che posso darvi è questo, mi è stato chiesto, io mi sono segnata un po' di cose, però... L'unico modo è proprio la buona volontà, perché è questione di testa, perché vendono tante cose, ma vi ripeto, possono funzionare a uno, due o tre persone, ma non credo proprio a tutti, cioè anti rosicchio, lo smalto che è amaro, però se una è nervosa, c'ha l'ansia, c'ha lo stress, le mangia lo stesso, okay, anche guardi. Io lo mettevo, le mangiavo lo stesso, però vi ripeto, guardi. Poi vedendo le mie amiche col bello smalto, ho cominciato a mettermelo anch'io e ho cominciato a non morsicarle più e a farmele crescere, poi lì è la soddisfazione. E altro motivo per incoraggiarvi a avere la buona volontà di smettere di morsicare le unghie, se lo fate per tanti anni poi, può essere che quando riuscite a smettere, purtroppo l'unghia cresca rovinata, ed è un peccato anche questo, perché poi va curata e ci vuole ancora più tempo prima che vi vediate una bella unghia, perché succede che dopo tanti anni che le morsicate possono crescere, a me era successo su questo pollice, che si intravede ancora un pochino la gobba, perché ci vogliono anni prima che si sistemino, a forza di morsicare, tirare, sapete che quando morsicate l'unghia la tirate e rimangono le righine, e... Se dopo non le morsicate più, che cominciano a crescere, vi crescono, non belle affusolate, belle lisce, c'hanno quelle gobbettine lì che fanno schifo. E perché questo succede? Perché avete morsicato le unghie, poi non fa bene a voi, cioè ai denti, ai denti, perché morsicare le unghie sono dure, ma poi anche la vostra salute della bocca, perché vi ripeto, microbi nelle unghie, e poi alle vostre unghie, vi fa male, cioè fa male. E poi pensate alle mie nail art, andate a vedere i miei video delle mie unghie, dite oh, che belle, sì, e tutti gli smalti che compro, ci sarà un motivo perché si comprano gli smalti, comprate gli smalti così avete... Devo esatto. Mettere lo smalto ma senza unghie, come faccio? Devo farvi invogliare, per me è l'unica cosa, l'unico consiglio che posso darvi è questo, la buona volontà, e cercare di, non lo so, provate a mettervi lo smalto e vedere se magari questi bei colori, questi bei glitter, queste belle cose, anche se ce l'avete con, vi portano a tirare indietro, a non mettervi la mano in bocca, cioè l'unico consiglio che posso darvi è questo, è purtroppo... È una cosa che se viene col fattore dello stress, il nervoso, magari tante cose, perché morsicare l'unghia penso che comunque sia portato da quello, poi diventa un vizio e poi è dura toglierlo, ma ci vuole la buona volontà. Io, il mio consiglio che vi do è solo questo, poi se volete provare i prodotti che comunque ci sono in commercio, sono l'altra unica cosa che vi posso consigliare, smalti, quelli lì amari. Io la ricostruzione sinceramente la eviterei, perché coprirla e poi magari andate ancora a portarvi, vedete, non lo so, io quella non me la sento di consigliare, poi vedete voi, comunque sono motivo anche quello per coprirla e magari vedete l'unghia bella ricostruita, non, disimparate il vizio e poi quando è il momento di toglierla avete comunque l'unghia che vi ricresce e magari perdete il vizio. Comunque il mio consiglio principale è buona volontà, tutto qua. E poi guardate le belle unghie che ci sono in giro, fatemi invogliare a farle crescere, a non morsicarle più. Io spero di essere stata d'aiuto a queste ragazze e nel mio piccolo, i miei consigli sono questi, come ho fatto io. Ho smesso e basta, senza tante cose da mettere su, a parte lo smalti, quelli gli amari che li ho provati anch'io. Però poi comunque mi sono fatta invogliare dalle altre mie compagne che avevano le unghie allora lì è partito tutto. Perciò... Spero di avervi aiutato. Un bacione da Bassanica, al prossimo. Ciao!